Lo sapevo che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe provato a negare l'evidenza e avrebbe fatto quello che i professoroni, qualche politico straniero come Macron o come la Merkel o qualche solone italiano si aspettava, liberare quella povera donna che ha solo provato ad ammazzare 5 militari italiani. Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che in questo paese arrivi il primo delinquente dall'estero e nel nome delle sue idee politiche disubbidisca le leggi e metta a rischio la vita di alcuni militari italiani che stanno facendo il loro lavoro. Mi sono andato a rileggere le parole di quei finanzieri che quella notte di pochi giorni fa hanno rischiato di finire schiacciati, ammazzati sulla banchina del porto di Lampedusa dopo aver detto 1, 2, 3 volte alt alla nave della Sea-Watch. Non una, 1, 2, 3 volte fermi. Vorrei capire questo giudice che ha liberato questa criminale. A questo punto cosa fa? Se stasera una pattuglia dei carabinieri o della polizia intima l'alt a una macchina su una strada italiana, a questo punto chiunque è legittimato a tirare dritto, anzi non solo a tirare dritto, ma a speronare la pattuglia dei carabinieri o della polizia? Pessimo segnale, signor giudice. Se qualche giudice vuole fare politica, l'abbiamo detto, siamo in democrazia, si toglie la toga, si candida in Parlamento con la sinistra e cambia le leggi che non gli piacciono.